Ciao Bets, sai il solito paragone con il blocchetto nuovo in cui scrivi bene? In questo blocchetto qua, questo nuovo vlog, non ho cominciato a scrivere molto bene. Il vlog della scorsa settimana di nuovo non è ancora uscito, ha finito di salvarsi adesso mentre mi facevo la faccia. Col fatto che ieri sera sono andata a letto presto, svegliarmi presto stamattina non è stato per niente faticoso. Oserei quasi definirlo, guarda, non piacevole, però... E soprattutto era fondamentale perché stamattina dovevo andare in studio. Poi sono tornata a casa verso l'ora di pranzo dove è venuto a trovarmi mio fratello. Abbiamo fatto un po' di chiacchiere e così, insomma, il vlog ha accumulato un po' di ritardo. Sarà online dopo la live, se non altro. Tipo quello zuccherino che ci teniamo, no? Per dopo. Ok, 21:55. Scegliamo la cosa con la faccia dove per forza dobbiamo usare gli occhietti luminosi della Marti. Non c'è cosa più da noi di così. Voglio mettere gli occhietti a questa confezione di stick per la colla a caldo. Avevo pensato di fare semplicemente una foto alla confezione di occhietti, però ho paura che dia fastidio a chi odia le cose con le bolle. No, lo metto qua. No, dai. Sono in ritardo! Dai, è carinissimo! Ciao Vez, se ci sei, evviva! Buon lunedì! È una cosa che uno normalmente non dice con tutto questo entusiasmo, no? Ciao! Se vuoi salutare il vlog, vai! Questa è una di quelle live dove io non voglio metter giù. Quindi adesso non so, vedo se ci distraiamo abbastanza con questi saluti al vlog. E facciamo finta di non accorgerci di che ore siano. YouTube, se vuoi, perfetto. Sei molto bello. Controproposta Premiere. Tutto uguale. Oh, boh, posto. Potevo caricarlo anche prima, quindi. Sorry. Joy, cosa sta succedendo? Perché stai scrivendo dei commenti che sembrano nomi di figli di Elon Musk? I messaggi di Joy? Erano il gatto. E Vez, grazie, grazie sempre. A me mancano le parole, non faccio che ripetermi. Spero che si capisca però cosa tento di dire balbettando. Ci vediamo tra pochissimo allora. Grazie, ok. Oh, grazie a te, Chicca. Solo il nano mi chiama Chicca. Anche tu puoi. Ok, ciao. Ancora una volta, a causa ritardo del vlog, abbiamo battezzato di fare la premiere. Io mi agito sempre comunque in questa fase. Ciao. Lo so. Dai noia. Ciao. Cos'è questa sgridata? Cosa ho fatto? Davvero? Mrau. Guarda cosa ho fatto mentre cenavo, Vez. Ho scaricato le tre live che dallo stream risultano bloccate. Le ho ricaricate, come diceva la mail, e mi sembra che funzioni. Lo so che io trovo sempre il silver lining, però qui c'è indubbiamente. Cioè possiamo caricare come anteprima la cosa con la faccia. Così ce le abbiamo tutte insieme. Spero tanto che funzioni, perché queste... Allora, questa è risultata bloccata quasi subito, però questa qua, quella della settimana scorsa, ci aveva messo un sacco. Quindi spero che per domattina siano ancora a posto. Pensa che bello se avessimo risolto! Buongiorno, Vez. Questa è una di quelle giornate che passerò tutte davanti al computer. Tra le altre cose vorrei anche forse iniziare a imbastire
due case di bomb, perché giovedì registriamo cioè abbiamo la live la sera di bomb e poi registriamo l'ultimo bomb prima della pausa di agosto, perché la settimana dopo la Marti non può e quindi ci mettiamo avanti. Vabbè, quindi un sacco di cose da fare, però con un timer, perché alle 6 più o meno, forse un po' prima, vorrei iniziare a prepararmi, perché stasera non è una riunione plenaria dei giudici, cioè gli amici con cui eravamo soliti guardare X Factor, però insomma andiamo a fare aperitivo da mio fratello, quindi vorrei sistemarmi un po', farmi la faccia, se non fa troppo caldo però, perché sennò i giorni in cui sudo anche stando ferma, se provo a truccarmi mi sembra di provare a dipingere una pozzanghera, quindi vediamo come va. Io mi sono fatta la faccia, ma non so quanto sia stata una buona idea, perché secondo me è già tutto sull'orlo di colare. Però per una volta mi sono messa degli orecchini, che non me li metto mai. Io non le avevo notate le lucine, le ho viste 2 secondi fa e ho pensato, oh che belle. Sì, finalmente si sono accese, poi tutti a ritmi diversi. Mamma che orrore, no dai, sono orribili, devo comprare altri 2 fili. No, è orrendo. Ma che cosa? Mi fa schifo, dai, ma cos'è quel filo lì sotto? No, è orrendo. Ma le lucine lì? Sì. Non è la disposizione. Poi non è simmetrico, no, mi fa schifo. Ah, no, io adoro. È come quando proviamo a mettere le cose nell'albero. Le palline perfette, sotto un macello incredibile, favoloso. Che bello fare sti giretti notturni, per quanto sono sempre combattuta, nel senso che stasera la luna non era piena, però comunque era molto luminosa, quindi non si vedevano tante stelle. È sempre una questione di scegliere qual è la cosa che ti preme di più vedere. Ho provato a fare qualche foto, ma stanotte non è venuto niente di sensazionale. E poi, come forse senti dal rumore, ho fatto un bucato al volo, è 1:49 e adesso ci metteremo a leggere con la nostra compagna di letture serale, Riri, come sempre, con relativa tranquillità, perché domattina dobbiamo essere in studio alle 11, quindi ho un sacco di tempo, devo uscire di casa alle, facciamo 10:20, posso leggere un sacco. Ogni volta che è appena finito di fare il letto, loro si mettono tutti o sopra o appena qua sotto. Spero che non ci sia troppa polvere. Mi sembra che giudichino il lavoro fatto. Ciao Vez. Oggi fa veramente un gran caldone, eh? Sono tornata a casa verso, forse 6:30, 7. Mi sentivo veramente cotta, sai, in tutti i sensi, tra il caldo, tra finite le parole. Mi sono messa davanti alla TV a mangiare, a guardare un episodio di Never Have I Ever, che è un defaticante carino. Adesso invece sono le 20:03 e mi devo assolutamente mettere a lavorare a bomba, perché io stasera devo scrivere 2 casi per domani. Te l'ho già detto. Ogni tanto non mi ricordo cosa ho pensato, ah, questo lo devo dire nel vlog, e cosa effettivamente ho già detto nel vlog. Però domani abbiamo la live la sera di bomb, che diventa l'episodio 40, e poi registriamo anche il 41. Sì che te l'ho detto, sì, te l'ho già detto, sorry. Credo che registreremo prima il 41, però è abbastanza irrilevante, nel senso che, cioè, domani non penso che avrò tempo. Non so neanche se sono del tutto sicura sull'episodio 41, che peraltro è quello di cui non posso parlarti, perché quello lo ascolti dopo l'uscita del vlog.
Ho la mascotte. Oh, mamma mia. Ok, non so se guardare prima questo documentario. Forse è meglio il documentario. No, aspetta, prima devo battezzare il caso del 41 e dirlo all'intern, perché sennò poi lui mi va a letto ed è un casino. Sono le 8:30. 8:29. Ho finito tutti e due i file. Ci è voluto il suo tempo. È stata una lunga notte. Forse adesso scrivo alla Marty per capire quando registriamo e poi di conseguenza capisco se e come quando dormire un paio d'ore. Chissà se è già sveglia. Ma penso di sì. Di solito alle 8:30 la Marty è sveglia. È sveglia. Sta scrivendo tantissimo. Ah, ok. Adesso mi faccio una doccia. Per le 9 sono a letto. Allora, adesso do da mangiare ai gatti, faccio una doccia, per le 9 sono a letto. Va bene, andiamo a dare da mangiare a questo gattino che sta morendo di fame. Andiamo. Fai strada? No? Vado io? Ok. Papà? le scene. Ma perché faccio il letto? Buongiorno take 2. Adesso sono le 3:10. Mi sono appena fatta un caffè, mi sono rilassata un po' stamattina, ho dormito qualche ora. Mi sono lavata i capelli, mi sono fatta la faccia, sono pronta per registrare bomb il 41. Però adesso mi ha appena scritto la Marta insieme al signor Marzia perché vogliamo guardarci insieme il nuovo trailer di Dune. Ho l'ansia. Yeah, ci sono! Allora, io sono un po' malinconica perché l'anno scorso questo l'abbiamo visto insieme, però... Cioè, fisicamente. Però, vabbè. Quindi, cosa... Dove è? Ma è già uscito? Quant'è che è uscito? Ah, è 25 minuti fa. hai il link già provided su Telegram. Ah, sì? Oddio. Sei pronto? Al tuo via. Aspetta, allora, apro questo. Pausa. 1, 2, 3. Via. Questo è bellissimo, è bellissimo. Ho visto! Oh mamma che ansia. Allora sono le 17:29. Abbiamo finito la registrazione dell'episodio 41. È uno di quei casi in cui quindi noi abbiamo una specie di vantaggio. Per cui abbiamo registrato il 41 senza aver registrato il 40, vantaggio temporale intendo. Poi adesso abbiamo sistemato Patreon per il lancio di stasera. Oddio che angoscia, io non ho mai fatto una roba del genere. E adesso penso che mangerò, starò abbastanza in relax fino alle 9 quando ricevo il nuovo link di StreamYard per la live. Forse intanto poi mi rileggo anche il file, perché avendo finito stamattina, non mi ricordo più quando, non sono sicura che sia perfetto. Questo del caso 41 andava bene, ma è un caso più lineare di quello del 40. Ok, tempo di live di bomb. Vets. Oh. Ho dormito un'altra oretta, così forse non dovrei cadere in coma durante la live. Ok, tranquilla. Anch'io sono ancora tutta da sistemare. Ciao! Cos'è che ha da baccagliare? No, niente, non preoccuparti. ci sentiamo domani quando faccio il post. Yes. Cioè, vabbè, lo faccio e... Okay. E basta. Grazie, è stato molto bello con asterisco. Senza. Anche senza. Asterisco. Buonanotte. Ciao ragazzi. Buonanotte anche lui. Sì. Ciao. Ciao. Che sensazione assurda. Ho passato queste ultime, non lo so, facciamo 24 ore con l'urgenza di queste cose da fare, no? Per la live. E adesso all'improvviso, sì, ok,
Mi devo mettere a editare, però tutta questa urgenza adesso non c'è e mi sento un attimo disorientata. Vez, oggi non ho fatto niente, cioè lo scopo è stato solo riprendermi dal coma arrivato ieri dopo la fine della live di Bomb. Mi sono instupidita davanti a Friends quando abbiamo finito lì e poi oggi ho un po' pulito casa, tipo ho dato un po' d'aspirapolvere perché coi gatti è inevitabile, fine. E poi ho aspettato che finalmente arrivasse mio fratello. Esatto, ciao. Okay, aspettavo cenni di vita. E sono un po' sfatto dal lavoro. Vabbè, tutti quanti. Perché finalmente oggi è uscita la seconda stagione di Ted Lasso e quindi adesso la guardiamo. Non credo che la guarderemo tutta, però la guardiamo. No, però. Oddio, Ted Lasso! Oddio, Ted Lasso. Ma va che però siete stronzi. L'anno scorso, secondo me, almeno le prime 5 erano uscite tutte insieme, forse di più. Siete dei bastardi. Feccia umana. Feccia umana. Io, per favore, voglio che noi denormalizziamo il fatto che facciano uscire una puntata a settimana. No, è una roba... Cioè, non va bene. Contro... No, basta, basta. Quella fase lì è finita. Sì, no? Cioè, non siamo più gli anni 90. No, basta. Basta. Lost, molto bello, una volta a settimana, buona. Buona. Sai che mi è piaciuto un sacco Black Widow? Sì, sì, sono contenta. Adesso sono le 23.43 e io ho scelto il nuovo tema per il bullet journal, che non è stata una gran impresa perché in pratica l'avevamo semi scelto insieme in live e lo voglio fare a tema Friends. Avevo pensato di... cioè ho guardato online se c'erano delle carte in digitale, presente quelle che scarichi da Etsy, cioè le compri, non è che le scarichi da Etsy, e ne ho prese un po' e all'inizio avevo pensato faccio lo sfondo del bullet journal con una di queste. Però, cioè allora da un lato... sai che la mia stampante non è che abbia granché energia, cioè le cose non vengono molto bene, specie grandi, stampate con la mia stampante. Quindi, che dici se adesso andiamo a provare a fare lo sfondo? Ho un'idea per fare lo sfondo. Non so neanche se ho abbastanza materiale, però proviamo. Sai che sono anche abbastanza contenta di questo primo passaggio. Cioè il lilla sono passata varie volte, perché alla fine avevo fatto tantissimo colore, cioè ero preoccupata di non averne abbastanza e poi l'ho messo in questo barattolo per conservarlo. Il pezzo giallo, sto cercando di seguire questa immagine della cornice di Monica, che ha tutte delle sfumature, oltre ovviamente i riccioli, che quindi per forza devo fare quando è tutto asciutto. Intanto possiamo dilettarci e mettere via i soliti 22.000 kg di bucato. Bucato che ho lasciato incustodito forse i 5 minuti necessari per cambiare la cassetta. Cosa fai, burrito? Cosa c'è? Hanno appena mangiato, eh? La rivolta deve essere perché i piattini sono già vuoti. Cacciù! Mi sono presa un po' di tempo sperando che uscisse, tipo ho messo una foto su Instagram, ho risposto a qualche messaggio. Non me la sento di... Dai, ma è troppo carina! Tra l'altro, come hai fatto a entrare lì senza far cadere tutto il resto? Ah sì?
Ho capito. Vabbè, senti, intanto metto via questo. Poi magari posso giocare a domino. Tipo, se le tolgo questa maglia qua dal mucchio. Vedi, non le do fastidio. La situazione va degenerando. No? Questo? No? Vabbè, ok, finiamo domani? Va bene. Adesso sto qua anch'io, va bene. Sono le 3:24. Ho appena finito di editare. Non è vero, devo mettere la sigla a bomb e mandarlo alla Marti. E intanto lo carico contando che lei domattina lo ascolti e mi dica benissimo. Sì. Ok, se non altro abbiamo già deciso il titolo e le fonti sono fatte a metà. Quindi adesso faccio l'altra metà. Ok. Forse le fate tutte. Aspetta. Ah, pazza. Sono già fatte. Io arrivo in camera. Ciao. Buonasera. Dov'è Cacciù? Dov'è Cacciù? È qui. Ciao, dov'eri? Ah, forse era nella casetta. Ah, oh, il gatto sulla luna. Ciao. Sono le 4:15 e ho finito. Ho mandato l'episodio, l'ho caricato, ho fatto le figurine per Instagram. Cos'altro? Niente. Domani vado a pranzo dalla mamma, quindi dormiamo fin verso le 10, le 11. Splendido. Buongiorno. Ciao. Cosa c'è? Cosa c'è? Shh. Vuoi un po' di caffè americano? Sì. Oh, oddio, perché mi deve sempre far venire un infarto? Ok. Ciao, com'è andata? Ciao, Cacciù. Noi qui, da soli, a morire di fame. Già che siamo qua, voglio vedere come si è asciugato lo sfondo per il bullet journal, perché secondo me è diventato più scuro. È diventato più scuro e più azzurrognolo, mi sembra anche. No, qui serve un altro passaggio. Aspetta, lo facciamo al volo. L'ho chiuso così bene che non si apre. Ok. Posso dire che me lo ricordavo più bello. Cioè, mentre scendevo, pensavo, pensa che sorpresa sarà vederlo tutto asciutto. Vabbè, adesso a sto punto vediamo com'è messo domani. Perché, allora, ieri, aspetta, oltre all'editing di bomb, ho più o meno editato, direi, metà del bullet journal. Ma che del bullet journal? Stavo guardando qui, del vlog. Speriamo domani per una volta di riuscire a farlo uscire in tempo per la live, mi piacerebbe. E poi effettivamente, se per caso questo fosse asciutto, potremmo anche direttamente buttarci sul bullet journal. Ho iniziato a raccogliere figurine, non mi ricordo più se ho deciso di mettere la board in cui ho raccolto dette figurine privata o meno.
per non rovinare la sorpresa. La prossima settimana abbiamo una marea di cose da fare. Allora, una credo sarà piacevole, però mi spaventa molto. E cioè, ho detto a mamma che vorrei sistemare specialmente quello sgabuzzino lì, e lei è indemoniata. Cioè, si è gasata molto quando gli ho detto aiutami. In realtà forse parte di me si aspettava che dicesse no, sbatta, fa troppo caldo, poi ci pensiamo. Invece no. E l'altra cosa è la partenza della Instagram Challenge, che di solito è uno dei nostri giochi di agosto, quando tutto il resto è fermo. Insomma, quello è un modo non solo per rimanere in contatto, ma per fare una specie di gioco tutti insieme. Non ho ancora scelto proprio tutte le parole, però abbastanza, penso. Non lo so. Vabbè, aspetta che risigilliamo il colore, perché forse è vero che si è scurito un po' ed è troppo azzurro, però alla fine, cioè col giallo vivo, mi sembra che sia abbastanza inconfondibile comunque come sagoma, che era poi lo scopo. Metti giusto coso, Fede. Ok, allora Vez, come al solito, grazie infinite per la compagnia questa settimana, nonostante appunto abbia editato metà del vlog. È una di quelle volte in cui non ho molto idea di come sia venuto il video, spero che ci siano dei momenti divertenti e che ti abbia fatto compagnia, come dico sempre, almeno la metà di quanto sollievo da me sapere di avere in borsa la telecamera e avere questa specie di accesso a una sorta di comunicazione privata, ecco. Tutti gli altri tipi di comunicazione sono linkati nel box, incluso il canale live, che tra l'altro mi sono resa conto, sì, ok, riusciamo a salvare il video delle live, però non si salva la chat quando le ricarico. Beh, avevo anche considerato, magari faccio, com'è che si chiama, lo screen grab, però non sono neanche sicura che funzioni. Dall'altra parte, perdere la chat, per quanto mi riguarda, è tipo il 93% del perché mi piace l'archivio delle live. Comunque, dicevo, tutti i link possibili sono nel box, inclusi quelli per partecipare alla live, che spero per te sia stasera alle 10. Ti abbraccio tantissimo, grazie infinite per tutto, e se ti va, ci vediamo dopo. Ciao! Fatto.